Ok, buongiorno a tutti, grazie. Ah, sì. Allora, Zavettieri per Paolo, presente. Modaferi, presente. Steritano, Latella, Cento, Lucera, Maresano, Mariano. Presente. Maresano, Maria. Maria, deve essere Maria, ok. Maria. Maresano. Mia nonna si chiama. Mario. Mario. È presente. Nastasi. Sì. È presente. Gatto. Maresano, Donatella. Presente. Questi sono tutti giusti. Ancora altro un po' difficile. Mario, non è trovato. È un nome che si presta di più, Pierpaola sarebbe più che sì. Allora, grazie per essere qui a tutti quanti e grazie soprattutto all'Arma dei Carabinieri per lasciarlo qui presente, alla stampa che ci segue anche loro oggi, e possiamo iniziare. Allora, i punti dell'ordine del giorno li sapete, siamo sulla risposta delle interrogazioni che l'opposizione, che il gruppo di minoranza aveva giustamente interpellato, aveva chiesto, e sull'approvazione della convenzione del servizio di tesoreria, su un regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso, e più una discussione se si vuole se l'approvazione del regolamento del Consiglio Comunale. Giusto. Quindi sulle interrogazioni, se volete, senza leggerle tutti, possiamo iniziare, cioè sapete, se il sindaco vuole intervenire, iniziare comunque per polo sanitario. Tecnicamente anche per la stampa. Potrebbe leggere le richieste, sì, lui, sì, anche nell'ordine che vuole, diciamo. Sì, sì, sì. Prego. Posso iniziare? Sceglie l'ordine o analogico, quello che vuoi. Posso? Sì, prego. Allora, va precisato che il gruppo consigliare PD, il gruppo di minoranza, ha fatto una serie di interrogazioni di competenze, alcune delle quali vengono superate, quindi non possono essere oggetto di discussione. Posso leggere solamente quali sono queste interpellanze che oggi non andiamo a discutere perché sono state superate e trascorse anche in termini. L'interpellanza del 14/9/2016 relativa sullo stato integrato che abbandona la strada di collegamento tra l'oratore del comune dello Cugno e il cimitero di Vento Porto Salvo, cosa che l'intervento poi è stato fatto. La numero 2, interpellanza sempre sulla mancata presentazione di linee programmatiche e poi relative alle azioni e a progetti da realizzare nel corso del mandato, cosa che abbiamo discusso poi successivamente nel mese di ottobre. L'interpellanza del gruppo consigliare del Consigliere sullo stato di incuria e pulizia del cimitero comunale di Borigo Rocuri, anche questa è trascorsa, ed infine l'interrogazione del gruppo consigliare del Partito Democratico concernente alla mancata adozione entro il 15 ottobre di ogni anno dello schema del programma generale delle opere pubbliche ed elenco annuale, cosa che poi è stata concessa dalla proroga, quindi il regime di tolleranza. Ecco le interrogazioni oggetto di discussione oggi. La prima interrogazione è della numero 3 del 19/12/2016. Il gruppo consigliare del Partito Democratico interroga il sindaco e gli uffici comunali competenti per materia per acquisire notizie in merito alla situazione economica, finanziaria e contabile del comune di Rocuti, nonché sulla gestione delle entrate comunali, con particolare riferimento al servizio di gestione e certamente all'esposizione dei tributi comunali ed altri servizi accessori. Infine si richiedono maggiori informazioni in merito alle delibere di giunta avente ad oggetto indirizzo per realizzazione dei piani per la fornitura di acqua relative alle novità 2014-2015-2016. Se il sindaco vuole intervenire a dare chiarimenti. Allora, su questa interrogazione siamo in fase di approvazione di bilancio di previsione, per cui contabilmente ancora gli uffici sono in una fase di studio avanzato, ovviamente, perché il 31 marzo andremo ad approvare il bilancio previsionale. E per ciò che concerne la parte più importante, quella su cui credo il gruppo
sapere molto correttamente, devo dire, lumi sulle vicende dei tributi relativi al 14, 15 e 16, e noi abbiamo dato mandato anche con altro indirizzo ben preciso gli uffici, soprattutto quello economico, al fine di predisporre tutti gli atti che siano, diciamo, necessari al recupero di questi tributi, che tra l'altro sono per legge da recuperare, quindi esimendosi da questa responsabilità non solo non farebbero l'atto di indirizzo dell'amministrazione comunale, ma non farebbero quello neanche per cui la legge glielo impone, quindi esponendosi direttamente, premesso che quando qui a Rodi parliamo di uffici sembra una cosa un po' altisonante, ma voglio ricordare che abbiamo 3 dipendenti in pianta organica e più gli LSU che, diciamo, nei modi e nei termini presi dalla legge danno pure una grossa mano, ma i dipendenti che operativamente possono fare le cose sono solo 3, di cui uno svolge funzioni di vigile urbano, per cui, diciamo, a livello di uffici può anche relativamente poco. Tornando ai tributi, appunto, per l'ICI è stato dato questo mandato, per cui noi abbiamo un incassato di circa 15.000 euro a fronte di un accertato di 37.000 euro. È evidente che questa parte che manca è quello, diciamo, degli uffici a predisporre tutti gli atti al fine, che, diciamo, al fine della riscossione, che sono stati già fatti, ma è evidente che appunto va ancora continuato. Quando tu dal debitore non ottieni, diciamo, la giusta, il dovuto, è ovvio che devi continuare in questa richiesta, proprio al fine di, diciamo, risolvere questo problema, no, relativo al 14, 15 e 16. Voglio aggiungere che successivamente discuteremo un punto che probabilmente, se non troviamo, diciamo, subito la condivisione, sarà rinviato a brevissima scadenza, che è il ravvedimento operoso per i tributi, diciamo, precedenti, che non riguarda espressamente appunto il 14, 15 e 16. Sul 2016 devo precisare che appunto ancora le norme devono essere, diciamo, recepite dagli uffici, per cui non c'è una quantificazione specifica o precisa, volevo dire. Sul 14 e 15 invece sono circa 180 euro, ma ovviamente non posso essere preciso a dire una cifra che possa valere per tutti. Orientativamente, vista la modularità pure dei beni dei cittadini di Rovuti, presumibilmente la tariffa media è intorno a questo importo, e noi, come rispondo all'interrogazione ulteriormente, noi avevamo parlato di campagna elettorale nel programma e anche successivamente di una tariffazione scansionata in più rate, e questa continua a rimanere la nostra stella polare, quindi 4 rate credo siano consentite e anche opportune, perché noi pensavamo anche a 6, ma probabilmente un tributo che costa 100 euro, dividerlo in 6 significa voler mandare 6 bollette, quindi al di là se noi lo facciamo in economia e quindi non spendiamo attraverso un progetto che vogliamo fare interno con la formazione dei nostri dipendenti, per esempio di ammesso notificatore, eccetera, un servizio che stiamo ragionando in questi mesi se poter fare internamente, quindi spendere di meno, ma comunque una spesa, diciamo, anche il lavoratore che non fa un'altra cosa e fa quello, sono comunque, diciamo, spese, quindi mi sembra più equilibrata la tariffazione a 4. Nel frattempo, proprio per una questione di scadenze per gli anni pregressi, abbiamo individuato come percorso quello della tariffazione in unica rata, quindi le circa 180 euro verrebbero somministrate un anno alla volta in unica rata. Su questo noi ci possiamo rideterminare, nel senso che chiedo oggi a questo Consiglio, e sfrutto questa occasione, maggioranza e opposizione, di intervenire se ritengono che anche per questo sia più opportuno rateizzare
le cosiddette, diciamo, 180 euro o quelle che sono nel singolo cittadino, di esprimersi tranquillamente, di chiedere la parola, di esprimersi, che noi registriamo le posizioni diverse e poi ne terremo conto in una eventuale determinazione, che su queste cose noi ci muoviamo in sintonia con gli uffici, che ci dicono anche cosa è più opportuno fare. Quindi, al di là della nostra volontà, che potrebbe essere quella di, diciamo, ridurre le tasse per tutti, poi ci scontriamo contro le esigenze degli uffici e le normative soprattutto, cioè ci scontriamo, ci dobbiamo attenere, non è uno scontro. E per quanto riguarda appunto la TARSU, risponderemo più avanti con l'avvedimento operoso, che è iscritto in quel percorso di sensibilizzazione dei cittadini. Cioè, il ravvedimento operoso, per grandi linee, diciamo, deve puntare a non far pagare interesse e mora, ma costringere o comunque a invitare, a sollecitare il cittadino ad andare presso la sua sede comunale a vedere quanto è la sua posizione di esposizione debitoria nei confronti dell'ente. E chiaramente questo consente un risparmio rispetto a quello che potrebbero essere le sanzioni, ma siccome c'è questa tendenza fatta nella riunione del Consiglio di ancora perfezionarlo e di valutarlo più attentamente, diciamo, non scendono i dettagli di questa spiegazione. Quindi in tal senso, rispetto ai tributi, la situazione attuale è questa, diciamo, un impegno con una quasi certezza matematica che può essere sconfessata solo da cause accidentali, diciamo, superiori, a noi superiori, entro il 31 di marzo approveremo il bilancio e quindi in quella sede discuteremo più nel dettaglio di fatti economici, finanziari del nostro ente. Devo dire la verità che condizioni, diciamo, a noi non favorevoli da parte delle leggi dello Stato fanno sì che il revisore dei conti, appunto con il sistema di reclutamento giusto proveniente dalle prefetture, non vengono più scelti, per cui noi non abbiamo una difficoltà personale con il nostro revisore, ma c'è una distanza che non ci consente tempestivamente di avere. Quindi, se il bilancio di previsione, appunto, non dovesse essere da noi portato nei tempi utili, può essere anche derivante da una concausa, appunto, legata al revisore, perché sappiamo che per molte cose, in primis il bilancio, è necessario il parere del revisore dei conti. L'abbiamo già chiamato, ci ha dato la certezza di esserci, quindi non ho motivo di pensare che entro il 31 non riusciremo. Quindi questa è la... Allora, in merito alla nostra interrogazione, credo di essere soddisfatto parzialmente della risposta del sindaco, in quanto certamente appare chiaro la sussistenza di uno stato di sofferenza di riscossione per quanto riguarda i tributi che lei ha sottolineato, anche per quanto riguarda la tassa sul conferimento dei rifiuti. Certo, ci deve essere un principio che vada per tutti, che è quello che se tutti pagano, tutti pagano meno. Quindi è un principio generale del diritto tributario che deve essere applicato anche al nostro comune. E certamente occorre avviare una politica di contrasto, ma nello stesso tempo anche a consentire le dovute agevolazioni attraverso anche un sistema di rateizzazione, visto che parliamo di alcuni anni che devono essere ancora, deve essere avviato l'avviso di accertamento, nonché giungere a notifica della stessa cartella esattoriale. Per il resto ho concluso. Non è la controreplica della controreplica, è solo per dire che registriamo già una posizione, poi mi dica il capogruppo se avete concordato tutti e tre, intanto possiamo registrare, non so, lo prendo pure io, diciamo, come appunto, nella rideterminazione che abbiamo, che ho anticipato, diciamo, la disponibilità di determinare questo aspetto di una rateizzazione, registriamo che i tre consiglieri sarebbero, anche per il 14, 15 e domani anche il 16, di pensare alla rateizzazione che noi già abbiamo predisposto per l'ordinario non arretrato, perché l'ordinario non arretrato noi già abbiamo intenzione di mandarlo, diciamo, in quattro rate, quindi anche per questo. Poi, su questo, se qualcuno vuole prendere la parola della
lo dice il Presidente, ma in questo senso diciamo il limito che avevo rivolto io su cosa ritengono. Se qualcuno vuole prendere la parola, ecco, quindi sull'interrogazione non c'è altro da dare. Quindi passiamo al secondo punto. Passiamo alla seconda interrogazione del gruppo consigliere del Partito Democratico concernente la rivalutazione del progetto denominato realizzazione di un polo sanitario assistenziale per anziani e di una clinica per riabilitazione motoria. Premesso che con delibera numero 37 del 2015 la Giunta Municipale ha provveduto all'approvazione del progetto preliminare avente ad oggetto la realizzazione di un polo sanitario assistenziale per anziani e di una clinica per la riabilitazione motoria per un importo complessivo di 26,5 milioni di euro, tale progetto preliminare è stato utilizzato per partecipare alla manifestazione di interesse denominata iniziative immobiliari di elevata utilità sociale valutabile nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, cosiddetta INAIL, ai sensi dell'articolo 1,317 della legge 23 dicembre 2014, numero 190. Considerato che in data 9 luglio 2017 sulla Gazzetta del Sud, pagina 15, è stato pubblicato un articolo dal titolo Tiberio Evoli, straordinaria occasione di rilancio, parte del finanziamento INAIL da 26 milioni e mezzo ottenuto dal Comune di Rocuti sarà utilizzato per ristrutturare lo storico nosocomio di merito. Va precisato che lei, signor Sindaco, ha dichiarato l'estate scorsa, a un mese circa dall'insediamento, la nuova amministrazione antica Pierpaolo Zalettieri ha preso in mano la situazione valutando la possibilità di una rimodulazione dell'investimento inizialmente centrato sulla realizzazione di un nuovo polo sanitario. Fin dal primo istante abbiamo ritenuto improduttivo e dannoso mettere in competizione al ribasso la struttura sanitaria del Tiberio Evoli con quella che doveva nascere sul nostro territorio. Abbiamo pertanto pensato di richiedere la rimodulazione dei fondi. Tutto ciò premesso, si chiede alla signoria vostra quali motivi sono stati alla base della rimodulazione al ribasso per Rocuti del progetto denominato Smart Room, Smart Rocuti Motor Rehabilitation Clinic Nursing Home. Per quale motivo non ha interpellato come parte il Consiglio Comunale per discutere le rimodulazioni del progetto, visti tutti gli atti adottati nel contempo dal Comune di Rocuti, e per quale motivo non sono state richieste opere compensative o una diversa rimodulazione del progetto? Questa è una bella occasione di chiarimento. Chiedo scusa se non mi alzo perché ho un po' di documenti qua che non so se mi serviranno, ma sono fuori sagoma io come misura e quindi mi costerebbe troppo. Sull'interrogazione, che io non prendo davanti perché cerco di memorizzare, poi correggetemi se sbaglio, rispetto alla lettura data dal capogruppo di minoranza, dico che ci sono delle imprecisioni, non da lui certamente volute, ma diciamo rispetto alla realtà dei fatti. La prima su tutte, è giusto che questo è un fatto che interessa l'intero comprensorio della Lega Canica, perché l'ospedale di merito che è stato tirato in ballo è evidente che non può interessare solo a Rocuti e quindi pertanto dobbiamo precisare che non esiste nessun finanziamento in carico a Rocuti, mentre nell'interrogazione si dice che Rocuti è detentore di un finanziamento di 26.500.000 euro. Sì, cioè l'articolo lo fanno i giornalisti, chiaramente io ho delle note che posso evidenziare, sono giornalisti che ringrazio, sono giornalisti che tra l'altro con me si sono sentiti, però nell'interpretazione il titolo lo fa il giornale, molte altre cose, i commenti le fanno i giornali, quindi chiaramente tu hai ripreso un pezzo giornalistico, però è anche vero che avendo tirato in ballo gli atti di approvazione in consiglio eccetera avresti dovuto anche attraverso gli atti verificare che non c'è nessun finanziamento. Il procedimento parte così. Ai sensi della legge di stabilità del 2014, la 190 che ha citato l'interrogazione l'avvocato Maesano,
c'è un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse. Praticamente allora, a differenza di oggi, si puntava a iniziative immobiliari di elevata utilità sociale, non specificando espressamente il contenuto sanitario. Elevata utilità sociale può essere sanitaria o non sanitaria. In seguito a questo l'amministrazione dell'epoca ha aderito, così come abbiamo fatto noi, ero consigliere provinciale, per altre forme di edilizia scolastica, eccetera. Quindi ha aderito, ha fatto bene ad aderire a una manifestazione di interesse. E qui, altra non imprecisione, ma una cosa che io non conosco, e qui vi partecipa con una scheda che doveva essere allora per legge di 4 pagine a 4, perché questo diceva la cosa, quindi ovviamente una scheda riassuntiva che non può contenere un progetto, in cui appunto il quadro economico sintetizza i 26.500.000 euro. Dall'interrogazione l'avvocato Maesano parla di smart room, non sono riuscito a seguirlo, perché c'è il nome del progetto che io non ho. Per me questa è, come dire, è una cosa che io non ho mai avuto, insomma, quindi non so da dove l'hai preso il titolo. L'ho citato dalla delibera numero 37. E c'era il nome nella delibera del smart room. Eccola qua. Perfetto. Seguente progetto, allora, smart room. Marco Robuti, moto allora è una carenza mia nel non memorizzare il titolo. È un atto ufficiale del comitato. Perfetto. Allora, dietro questo titolo c'è la relazione descrittiva. Scusami Mario, mi era sfuggito il nome. E allora, dietro questo titolo c'è la relazione descrittiva, per cui il comune di Robuti ha inviato la richiesta all'INAIL. L'INAIL, in un suo piano, diciamo, triennale, che normalmente, diciamo, viene posto in ogni azienda, nel caso dell'INAIL c'era il triennio 14-16, ha previsto delle azioni sul territorio con questo fine, diciamo, elevata utilità sociale. Il comune di Robuti prevede la realizzazione di un polo sanitario assistenziale per anziani e di una clinica per la riabilitazione. Scusate che caccio la suoneria. Come terzo punto, l'INAIL risponde in data 22/2016, in cui evidenzia come questa scheda, questa richiesta possa rientrare, vi leggo letteralmente: si comunica che le predette istruttorie seguiranno in ordine di priorità, inquadrando A, B e C come categorie e facendo rientrare nella categoria B l'intervento di Robuti, ritenendo, diciamo, oggetto di valutazione. Cioè, praticamente non dà un finanziamento, ma dice: questa scheda è valutabile. Seguitemi, il punto nodale è questo: la scheda del comune di Robuti è valutabile, quindi manda, diciamo, delle note per continuare le istruttorie, eccetera. Successivamente, nel mese di settembre circa, noi come amministrazione iniziamo, i primi 2-3 mesi di amministrazione, iniziamo a ragionare su questa opportunità, perché per noi era una grande opportunità, un intervento di 26.500.000 euro. E abbiamo anche registrato il fatto che è un intervento che, se fosse stato in seguito ritenuto valutato positivamente e finanziato, l'INAIL avrebbe preteso da noi un canone del 3%. Allora, preciso a chi non è addetto ai lavori che l'INAIL è una assicurazione, e come assicurazione praticamente acquisisce, compra degli immobili e li tiene come riserva tecnica per le future prestazioni. Cioè, l'assicurazione generale, in questo caso l'INAIL, fa un investimento di 26.500.000 euro e diventa patrimonio, perché essendo un'assicurazione deve tenerli come riserva tecnica per le future prestazioni. In questo caso l'INAIL avrebbe dovuto comprare il suolo, quindi valutato nella categoria B, in cui sarebbe dovuto poi
sorgere questo centro da 26 milioni e mezzo di proprietà INAIL. Cosa c'entra il comune allora? Il comune c'entra che avendo c'entra la misura in cui avendo chiesto il finanziamento deve partecipare pagando il canone del 3%. Io non ho fatto bene il conto quanto è il 3% di 26 milioni e 500 mila euro, ma a spanne diciamo dovrebbero essere più di 800 mila euro, quindi ogni anno per almeno 18 anni il comune, ma per il periodo che soddisfa l'intera cifra, comunque non meno di 18 anni, deve pagare 800-830 mila euro per una realizzazione che non ha nessuna progettualità, diciamo, nel senso della copertura da parte della regione o dello Stato. C'è una progettualità propria del comune in cui io dico realizzo, faccio un esempio, realizzo un campo da calcio, uno stadio di 100 milioni di euro e me lo mantengo io. Allora questo comune non avrebbe avuto i soldi per pagare il 3%, cioè 830 mila euro all'anno. Per me amministratore sarebbe stato condannare al default, per non dire al disastro economico, l'amministrazione che sto guidando. Quindi io amministratore non avrei potuto mai e poi mai perseguire un obiettivo del genere. Però la risposta, avvocato Maesano, è in questo e nella prima battuta che ho fatto, e cioè che noi non abbiamo avuto un finanziamento per cui abbiamo dato soldi ad altri. Se l'interpretazione della stampa, diciamo molto ottimista, o per una travisazione a seguito di una mia comunicazione scorretta, però la stampa non può essere, con tutto il rispetto, diciamo, elemento documentale, diciamo, può essere testimonianza, ma se noi ci basiamo su, diciamo, su un progetto che appunto non è passato dal Consiglio per la rivalutazione, chiaramente non possiamo poi fare un'interrogazione, cioè possiamo farla, ma la risposta poi chiaramente è questa. Ma andiamo perché a me interessa non solo rispondere, a me interessa su questo chiarire qual è la posizione nostra in questa importante attività. Da settembre in avanti, quindi preso in esame il fatto di non voler perdere una risorsa valutabile, ma di poterla porre in condizioni di, diciamo, attuabilità, e abbiamo insieme al gruppo di maggioranza discusso, una cosa che abbiamo seguito più come giunta perché era proprio un'idea ancora, non c'era, diciamo, niente di concreto, la opportunità di chiedere una rimodulazione della scheda posta, diciamo, in essere, al fine di avere la copertura regionale e nazionale sull'intervento che saremmo andati a fare. E mi spiego meglio. A ottobre abbiamo fissato un incontro con il dottore Scura, che è commissario straordinario per la sanità calabrese, con il dottore Giacomino Brancati, attuale commissario straordinario dell'ASP, quindi l'azienda sanitaria provinciale, si chiama ancora così nonostante ci sia l'aggettivo metropolitano, e insieme c'erano, ovviamente c'era il vice di Scura e il dottore Urbani, e c'era l'amministrazione di Roguri proponente. Io ho voluto, per un maggiore coinvolgimento, chiamare l'amministrazione di Merito, che pur non essendo proprietaria dell'immobile, poiché è l'ASP il proprietario dell'ospedale di Merito, è, diciamo, l'amministrazione su cui insiste l'opera. È venuto con noi l'avvocato Mimmo Marciano, vice sindaco. E allora in quella riunione siamo rimasti d'accordo che la forte carenza di residenzialità protetta, quindi con Scura, Urbani, Brancati e, diciamo, noi altri che eravamo proponenti, la forte carenza di residenzialità protetta, e in questa categoria, lo dico alla stampa ma anche a chi ascolta, rientrano un po' le RSA e le RSM, diciamo la residenza sanitaria, ma anche la casa protetta, appunto lo dicevamo stessa, e anche la, diciamo, residenza sanitaria con cure intermedie. Cioè ci sono alcune categorie che io, che non sono tecnico, diciamo, magari le dico in modo impreciso, che rientrano nella grande, diciamo, nella grande famiglia della residenzialità protetta.
Il piano sanitario regionale, o comunque la sanità regionale, è carente di ciò, quindi può finanziare e garantire 20-40 posti, perché le unità modulari sono a 20 alla volta. Quindi noi potremmo fare o 20 o 40 posti finanziati dalla regione, per cui come opera del territorio, non di Roburi, quindi la rimodulazione che avevamo pensato, perché l'abbiamo pensata insieme al commissario straordinario, perché io qui ho una nota congiunta che è datata 13-12, ricordate le date, poi vi posso aiutare a ricostruire. Il 13 dicembre del 2016 noi insieme al commissario Brancati, dopo due riunioni con Scura, Brancati eccetera, arriviamo alla conclusione che è corretto chiedere una rimodulazione di questo intervento come scheda valutabile, anche avere intrapreso rapporti diciamo formali e informali con l'INAIL, con Gasperini e con il dottor Lucibello, che appunto in questo ci hanno dato, come dire, qualche suggerimento. Nella rimodulazione abbiamo pensato di coinvolgere l'ospedale di Melito, il nosocomio di Melito, per un importo di 22 milioni di euro, perché riteniamo che diciamo, la struttura abbia bisogno di una grande, diciamo, di un grande rinnovamento anche strutturale, e 4 milioni e 500 mila euro su Roburi, ma non come intervento a Roburi, su Roburi diciamo paesaggisticamente, ma come intervento di completamento del nosocomio di Melito, nel senso che siccome esiste una carenza certificata dall'ASP, l'azienda sanitaria provinciale, la carenza di posti di residenzialità protetta, è evidente che in un quartiere vicino diciamo all'ospedale, quindi Roburi, che anche se è un comune a sé è come se fosse un quartiere di Melito perché ha quattro confini, il Melito Fortosalvo poteva, può e dovrà essere diciamo la sede giusta per individuare questo sfogo sanitario nella residenzialità protetta. Mi scuso se sono lungo, ma chiaramente sono passaggi importanti. Questo era il 13 dicembre, purtroppo il 21 dicembre del 2016, dico purtroppo ma il dialogo non si è interrotto, anzi è continuato, perché io sono andato decine di volte dai vari attori, da Oliverio in giù, diciamo, c'è l'onorevole Pacenza che è l'interfaccia sul campo sanitario del Presidente della Regione, che è stato delegato per questa tematica, poi c'è l'architetto Roberto Mittica che è il responsabile dell'ufficio tecnico dell'ASP che sta seguendo la vicenda, ovviamente c'è Brancati con cui ci sentiamo tutte le settimane, quindi una serie di attori sono stati attivati a continuare il percorso, che non è più lo stesso. Mi rivolgo all'avvocato Maesano, ma mi rivolgo a tutti, perché lui ha parlato prima e quindi diciamo non è un incontro tra noi due. È giusto che sappia la cittadinanza, e anche diciamo, ecco perché sono contento che ci sia anche la televisione, che a oggi, anche se noi non avessimo chiesto la rimodulazione di questo intervento, la scheda ritenuta valutabile ai sensi della vecchia legge finanziaria è decaduta. Mi seguite? È decaduta perché una nuova legge di stabilità, che è l'ultima approvata, la numero 232, approvata sì nella seconda decade di dicembre, ma pubblicata solo il 21. Il 21 di dicembre del 2016 si approva la legge di stabilità del 2017, si chiama, ma è la legge di stabilità appunto approvata come ogni fine anno, in cui nell'articolo unico, perché le leggi diciamo ultimamente si approvano sempre con un solo articolo perché si va diciamo alla fiducia, l'articolo unico della legge di stabilità prevede due commi, il 602 e il 603, che io ora non ho qui davanti, ma chi volesse potrebbe sicuramente consultarlo, e a differenza della vecchia legge di stabilità, in cui sinteticamente dico solo la parte iniziative immobiliari di elevata utilità, questa volta si rivolge esclusivamente a iniziative immobiliari in campo sanitario. Quindi, riepilogo,
Rovudi oggi non ha nessun finanziamento. Vuoi che l'amministrazione ne chieda la rimodulazione di quella scheda valutabile, vuoi che l'abbia chiesta, scusatemi, nei tempi della, diciamo, la, diciamo, consecutio temporum, vuoi che l'avesse chiesta la rimodulazione, vuoi che non l'avesse fatta per nulla. Quindi oggi non c'è. Cosa esiste però come ragionamento, questo non rivolto all'interrogazione, perché l'interrogazione ritengo sia esaurita nella misura in cui non c'è nessun finanziamento e soprattutto, se ci poteva essere, non c'è più nel momento in cui la legge, una nuova legge di stabilità, supera il vecchio piano triennale di Mail, perché ci sarà un nuovo piano triennale. Do una notizia per la stampa, ma anche per chi è interessato: il piano triennale oscilla tra 700 e 800 milioni di euro, per cui l'indirizzo dell'INAIL è quello di, e non solo dell'INAIL, del Ministero, perché questa cosa la legge di stabilità la inquadra nel Ministero della Salute, di fare al massimo un paio o tre interventi, da due a tre interventi a regione, per cui con la Regione Calabria attualmente si è concordato di fare un intervento, ovviamente noi non concordiamo questo con la Regione Calabria, noi concordiamo la parte che ci riguarda di Rovudi, ma mi hanno assicurato, e c'è una nota, e c'è una nota di Patarella, che è il direttore generale della sanità calabrese, che per conto d'Oliverio scrive alle varie ASP di determinare lo stato dell'arte sulle richieste INAIL, e attualmente vogliono chiedere l'ospedale a Cosenza, l'ospedale a Merito con questa nuova, diciamo, questa è la notizia, diciamo, l'ospedale a Cosenza, l'ospedale a Merito con questa nuova sfumatura, diciamo, con questa nuova cosa territoriale nel paese vicino di Rovudi, o comunque in un'area, perché può uscire che ad Annacci è una situazione migliore piuttosto che a Pallica, non lo so, dico per dire. E l'altro intervento dovrebbe essere sulla Locride, perché sul nuovo piano triennale, sulla nuova legge di stabilità, l'INAIL dà interventi non inferiori a 10 milioni, per cui l'intervento che aveva richiesto Polistena di 4 milioni per esempio non può entrare, così come la piccola cosa negli ospedali di Catanzaro. Quindi l'indirizzo attualmente, la regione sta registrando questo tipo di azione. Cosenza, Merito con la residenziale, si può anche, diciamo, per chi, diciamo, prende appunti, stando ai consiglieri, Merito starebbe pensando a, la regione starebbe pensando sulla provincia di Reggio a Merito e alla residenzialità protetta, che dovrebbe insistere, diciamo, nell'Interland di Merito, dove appunto si è aperto il dialogo con lui. Quindi il nostro lavoro oggi, fuori dal consiglio, diciamo, ma ne approfitto anche per condividere anche con la minoranza e con i cittadini, questo aspetto è quello di rimanere incollati come se fossimo delle, diciamo, delle sanguisughe, delle calamite, alla macchina sanitaria regionale e, diciamo, del commissario straordinario, ad avere la certezza che sia per i 22 milioni ipotetici sul Merito che per la realizzazione della residenziale protetta Rovudi ci sia la copertura da parte dell'ASP, perché il canone non solo noi ma neanche l'azienda potrebbe pagarlo se non ci fosse la copertura economica, stiamo parlando appunto di un 3%, quindi ritengo esaustiva. Se c'è una controreplica che può servire a chiarire, perché mi rendo conto che quando uno parla a braccio o a ruota libera, nel senso che non si dà dei punti di scaletta, avrò potuto saltare qualche... Posso? È vero. Allora, per quanto riguarda, ritengo di non essere soddisfatto della sua dichiarazione, questo è chiaro, perché il sottoscritto ha fatto un'interrogazione in virtù degli atti che sono stati forniti dal Comune di Rovudi e nonché anche quello che è uscito dagli organi di stampa. Quindi se delle imprecisazioni ci sono state, non sono certamente ascrivibili alla sottoscritta. Perché se io leggo sulla Gazzetta del Sud quello che ho riportato poc'anzi, naturalmente va fatta una smentita, va fatta una, come lei poc'anzi ha affermato. E del resto noto che anche lei non conosceva il nome del progetto, purtroppo il progetto è stato approvato con una delibera del Giunta, un documento ufficiale
che del 9 del mese di settembre, l'anno 2015, dove sono stati dati dei pareri ben precisi da parte di tutti i responsabili, anche da parte dei responsabili, del responsabile economico, anche relativa alla parte del 3%, che secondo me sicuramente si riferiva al fatto dell'acquisizione dell'immobile e di un'eventuale poi rinnovazione in relazione all'importo complessivo. Vabbè, ma indipendentemente di ciò, prendiamo atto che lei ha sottolineato poc'anzi che non esiste nessun finanziamento. Lei ha affermato che non esiste nessun finanziamento che è stato concesso da parte dell'INAIL. Quindi se non esiste nessun finanziamento abbiamo fatto una discussione inutile fino a questo momento. Quindi abbiamo discusso di un qualcosa che non c'è, ma che sul giornale, sugli atti del comune, risultava effettivamente sussistere. Quindi di conseguenza. Quindi di conseguenza faremo una valutazione più approfondita della questione e ci riserveremo in futuro di riproporre un'eventuale interrogazione migliorativa della presente. Sì. Allora, io sono stato uno che facente parte della giunta dell'allora che ha approvato questa scheda progettuale, non progetto. No, lei ha approvato un preliminare. Non esiste un preliminare. Prego ognuno di fare l'intervento e poi esiste una scheda progettuale. Una scheda progettuale che è stato posto all'ultimo, diciamo, questi bandi non è che escono con un mese, due mesi, tre mesi. Noi l'abbiamo calcolato all'ultimo momento, l'abbiamo approvato per non mancare di una possibilità, dare una possibilità alla nostra area di poter soffrire questo finanziamento, E io già da allora ho sollevato il problema del 3%, però c'era la possibilità, se si riusciva più avanti, a verificare che si potesse fare carico il servizio sanitario regionale, e allora noi l'abbiamo approvata in questa direzione. Consapevole anche del fatto che era soltanto una scheda progettuale, non un progetto in cui è scritto chiunque andare a vedere se abbiamo speso soltanto €1 per la progettazione. Quindi si tratta soltanto di quelle quattro pagine che il sindaco ha sintetizzato. E quindi eravamo consapevoli dal fatto che non c'era un impegno né economico né. Quindi noi l'abbiamo approvata e forse se oggi siamo qua a discutere di una possibile rimodulazione, forse sarebbe stata quella della decisione. Io voglio rispondere anche con questa mi collego a un'altra domanda, quindi vi do subito la risposta. Il sindaco, come qualsiasi assessore, come qualsiasi consigliere, maggioranza e minoranza, può prendersi anche qualsiasi libertà di andare a tentare qualsiasi tipo di rimodulazione. Ma una cosa è certa, tutto ciò che è stato approvato dal consiglio deve ripassare per qualsiasi rimodulazione, deve ritornare in consiglio. Quindi, se il sindaco non ha convocato nessun consiglio o non ha ritenuto di fare nessun dibattito in consiglio, è perché questa scheda non è mai stata approvata in consiglio. Quindi, diamo le cose il giusto peso alle cose. Io, se mi servono gli argomenti per il progresso, sono per il progresso. Sì. Volevo solamente dire una cosa. Non ho effettivamente parlato di una rimodulazione in sede di consiglio del progetto o effettivamente non in quale progetto, perché l'approvazione della scheda o l'approvazione del progetto preliminare, come riportato nell'oggetto della delibera, c'è una delibera che è realizzazione di un polo sanitario assistenziale per anziani e di una clinica per la riabilitazione motoria, approvazione progetto preliminare. Prendiamo atto che non c'è progetto preliminare, che è il titolo e quindi che quest'atto naturalmente non ha fatto seguito all'approvazione di un progetto preliminare, ma l'atto parla di approvazione di un progetto preliminare, segretario, quindi questo io mi devo attenere a quello che è effettivamente scritto negli atti, non è che posso andare a inventarmi le cose. Se c'è scritto approvazione del progetto preliminare e
a questa delibera è allegata la spesa, allora per me è la spesa. È scritto perché nel finanziamento, cioè nel per proporre la richiesta di finanziamento, chiedevano quel tipo di atto già modellato, pervenuto dall'INE, cioè, così ce l'hanno chiesto, però serviva solo per vedere effettiva possibilità di accedere al finanziamento. Così ce l'hanno chiesto e così ce l'abbiamo mandato. Ma sarebbe sentito poi dopo, successivamente, dopo la presentazione delle schede, come ha detto il sindaco, avrebbe sentito tutti gli atti successivi, per cui la sostenibilità economica da parte dell'ente è stata accettata che era insostenibile, quindi vabbè, se passato. Ma all'inizio per avviare la procedura così non c'è stato questo. Sì, sì, sì. L'approvazione del progetto mi sono preparata a questo. Vabbè, comunque su questa versione credo che si è chiarita ampiamente, diciamo, quindi sì. Ecco perché diciamo non si una cosa del primo potere dovete chiedere la parola, io la concede, precedente potete parlare, semplicemente per un ordine più che altro, no, giusto, siccome il sindaco aveva chiesto di parlare, prego. Sì, vabbè, io ovviamente non ho detto che l'avvocato Mesano è stato impreciso, ho detto che nell'interrogazione sono contenute imprecisioni che probabilmente sono derivanti da una ricostruzione anche di atti o di articoli. E gli altri non sono perfetti, vi dico la verità. Io ho chiesto con lettera scritta al capo ufficio tecnico, nelle date diciamo in cui era utile farlo, tutti gli atti relativi alla vicenda INAIL, tutto quello che ho io qui in mano e tutto quel che mi è stato fornito, scusate. Per cui è evidente che non ci può essere, per me non c'è un progetto, quando io chiedo al mio ufficio tecnico formalmente che quindi non c'è un progetto. È ovvio che l'INAIL scrive il 23 febbraio, non è ovvio questo, l'INAIL scrive il 23 febbraio 2016, è ovvio che io non ero sindaco. Per cui dal 23 febbraio al 7 di giugno, se doveva essere fatto un preliminare, questo non lo so, non risulta, quindi non è stato fatto. Ti preso conto? La scheda è... No, la scheda, questo è il 23 febbraio e dopo che noi abbiamo mandato la scheda, cioè praticamente l'avviso pubblico dice entro il 15 settembre del 2015 ed era arrivato un mese prima e 15 giorni, lo so perché vi dicevo, noi a Tova Marina seguivamo la vicenda AISM e volevamo farlo con lì e altre cose, quindi questa scheda di 4 pagine doveva essere mandata ed è stata mandata con l'impegno di deliberare quello che ha letto prima. Poi il 23 febbraio arriva la prima nota in cui si ritiene valutabile sta cosa e appunto se uno vuole seguire l'iter è ovvio che si deve continuare, ma non dà dei tempi perentori, per cui non c'è nessuna né distorsione né omissione né niente, ci sono dei tempi aperti per cui se tu alla seconda chiama dell'INAIL non ci sei, ti fai strabenedire, quindi è un fatto solo amministrativo, esclusivamente di priorità amministrativa. Però io dal 7 giugno in poi devo prendere atto con quello che ho, come diceva l'avvocato Mesano, con quello che è scritto. In quello che è scritto io mi trovo due comunicazioni INAIL, una scheda di 4 pagine che era quella iniziale e poi tutto quello che ho fatto praticamente io, diciamo, nel rapporto diciamo di interistituzionale, anche cercando una più ampia condivisione. Io dico che questo rapporto ha prodotto qualcosa, la voglia, la disponibilità di tutti gli enti a vari livelli interessati a investire sull'ospedale di merito e anche la voglia all'interno di questo investimento sull'ospedale di merito di rafforzare la residenza protetta con una sede a Rovi. Questo è emerso da tutti gli incontri che io tra l'altro ho anche fuori da questa istituzione, ho anche in qualche misura verbalizzato, diciamo, non erano incontri ufficiali ma ho tracciato linee di ciò. Quindi in questo senso, come dire, abbiamo ragione tutti e non ha torto nessuno, è un'iniziativa che deve portare luce alla sanità nostra e qua c'è una battaglia comune di tutti i sindaci. Noi abbiamo scritto come sindaci dell'area greccanica, abbiamo scritto
per un incontro che debba avvenire a breve con il commissario Brancati e Frank Benedetto, il commissario dell'Alto di Reggio, per alcuni servizi integrati sul territorio. Figuriamoci se abbiamo l'opportunità di investire oggi non più 26 milioni e mezzo, potremmo averne 30 o 20 in base alla nuova richiesta, perché adesso è un nuovo piano. L'INAIL scriverà, il Ministero della Salute scriveranno alle varie regioni e le regioni dovranno trasferire le loro scelte. Nelle loro scelte vi dico che l'impegno di Oliverio, Pacenza, Scura, Urbani, Braccati eccetera è quello di condividere l'ospedale di Melito in primis e insieme la residenza di Tartotenca con una sede a Roculli, in cui noi dobbiamo, come dire, dare il sito su cui farla realizzare. Altro punto per rispondere all'avvocato Maesano è quello del 3%, è inequivocabile, magari in quella fase preliminare poteva essere in dubbio, ma infatti il vice sindaco ha risposto proprio a ciò, dice: io mi sono premurato di votare insieme alla maggioranza pur non condividendo, pur non condividendone, diciamo, la dimensione del progetto, la possibilità che questo venisse realizzato a Roculli. L'ho votato perché comunque in scadenza tanto si poteva rimodulare, si poteva anche annullare perché comunque non era stato stipulato nulla. E dico, hanno fatto bene in quella fase perché si è aperto anche si è attivata un'attenzione, perché se esce la nuova manifestazione sia noi di Roculli sia un altro comune se ne può interessare. Però se non avessimo discusso da 3, 4, 5 mesi grazie a quella adesione della manifestazione, probabilmente non saremmo così, diciamo così, precisi e così a conoscenza di altri dettagli. Quindi comunque secondo me è stato salutare che quella manifestazione, allora che il comune abbia risposto a quell'avviso pubblico. Però sul 3% è inequivocabile, loro comprano o un terreno e quindi è fascia B, o un bene e quindi è fascia A, che se noi avessimo, faccio un esempio per essere capito meglio, l'access point, che è una struttura grande, la volessimo convertire in ospedale, là rientreremmo in una fascia, non lo potremmo fare per legge, ma se lo potessimo fare rientrerebbe non nella fascia B ma magari nella fascia A, e in quel caso l'INAIL dovrebbe acquistare quel bene e noi pagare il canone del 3% esatto di tutto l'investimento, quindi 10 milioni, 3% di 10 milioni, 26, e quindi gli 830 mila euro sono 830 mila euro veri, ecco perché io ho detto... Considerando spese di gestione... No, considerando il progetto, il progetto prevedeva un quadro economico di 26 milioni e mezzo e su quello quelli erano soldi che doveva versare l'INAIL e su quelli vuole pagare il canone del 3%. Stop. Bene, però solo per dire due cose. Prendo atto del fatto che il sindaco sottolinea il fatto che non tutti gli atti possono essere perpetui, è un principio generale dei diritti. Prendo atto del nuovo piano, sul fatto del rilancio del nuovo ospedale nulla da ridire, su questo ci mancherebbe altro. Le questioni che sono emerse dalla discussione anche del 3% non ho sollevato la questione del 3%, perché leggendo gli atti c'è scritto nell'atto stesso, c'è anche per quanto riguarda la tabella economica finanziaria, la scheda finanziaria, dove mi dice quali sono le spese tecniche, quali sarebbero state le spese del finanziamento, gli espropri, gli incentivi, spese di gara. Quindi avevo le idee chiare su questo e quindi non volevo una spiegazione sul 3%, perché poi nel deliberato è stato riportato quello, la fase successiva alla realizzazione, all'approvazione della scheda stessa. Quindi da quel punto di vista abbiamo la minoranza delle chiare, perché nel deliberato è stato scritto tutto ciò che riguarda il 3% eccetera. Mi sono rifatto solamente i pareri che è stato dato economico finanziario del 3%, perché i pareri contano pure negli atti deliberativi, ma in virtù di ciò non tutti gli atti sono perfetti. Questa è la mia conclusione. Vediamo solo breve, dopodiché se ci sono altri interventi di altri consiglieri allora continuiamo, altrimenti passiamo poi all'altro punto. Una sola cosa voglio capire: se la minoranza in questo caso crede che noi abbiamo fatto bene l'attuale maggioranza a rimodulare questa cosa, il tentativo di rimodulazione di questo progetto, oppure no? Uno. Due è
Tutto ciò, il discorso del 3%, io stesso ho detto l'ho votato semplicemente perché questo consapevole di questo 3%. Se c'è qualora ci fosse una condizione che il servizio sanitario regionale se ne potesse carico. Se non ci sono, se non c'è il servizio sanitario regionale non se ne fa carico del 3%, ma di che cosa stiamo parlando? Di questo. Sì, ti sto dicendo, ma oggi ti stiamo dicendo anche perché abbiamo modulato questa cosa. Sì. Va bene, vi prego di non rispondere, altrimenti non finiamo mai su questo argomento. Mi sembra che se ci sono altri consiglieri ci vogliono intervenire, ok, mi sembra di avere questo è un argomento estremamente importante. Sì, ma l'intervento non possiamo fare 10 interventi per ogni consigliere, per di più sempre gli stessi, perché se no non finiamo mai. Se uno pone un quesito, è stato posto un quesito al sottoscritto, quindi di conseguenza bisogna che io già risposto in precedenza alla domanda del vice sindaco, ho risposto ben ampiamente. Perfetto. Quindi chiudiamo questo argomento e l'altra interrogazione. Senti, lo facciamo subito. È l'ultimo. Interrogazione del gruppo consigliare del Partito Democratico concernente il trasferimento di 5 e più dalla cooperativa sociale della nostra valle al comune di Rovodi. Il gruppo consigliare del Partito Democratico interroga il sindaco e gli uffici comunali competenti per materia per acquisire notizie in merito al trasferimento di 5 e più. La cosa è stata già attuata, quindi all'epoca si parlava di capire perché questa azione di trasferimento di 5 e più dalla cooperativa sociale nazionale al comune Rovigo. L'amministrazione comunale chiarisca all'atto quale progetto di ridefinizione della struttura organizzativa all'interno del comune sia la base del movimento entrate di 25 LTU. Secondo quale criterio questo sia effettuato, se esista un preventivo e condiviso accordo tra amministrazione e responsabili del settore, quali benefici derivano alla comunità rovolese tenuto conto della recente libera della Corte dei Conti numero 1 sezione autonomia locale numero 2017 e poi naturalmente una serie di norme che vengono riportate con la conclusione che il sindaco rispondesse anche a tutte le altre interrogazioni e una diffida e la nostra quindi totale contrarietà al provvedimento che può aspettava quindi buonanza un'eventuale risposta che non c'è stata, quindi ormai l'iter è stato concluso, quindi sì. Qua non posso alzare perché comunque non ho carteggio da guardare. Allora ringrazio per l'ulteriore interrogazione, è anche giusto precisare che anche se gli atti formali sono quelli scritti, insomma, e quelli che poi sono tracciabili tra la minoranza e la maggioranza, o tra il sottoscritto e il capogruppo soprattutto, non c'è nessun muro e fino adesso sono felice, diciamo, di questo rapporto, nel senso che è molto corretto, quindi ci siamo sentiti più volte anche per telefono personalmente su questa circostanza e sulle altre interrogazioni e io ho usato la scelta, ho suggerito la scelta di venire in consiglio a rispondere a tutte le interrogazioni perché purtroppo è una vita amministrativa quella dell'amministratore degli ultimi 20 anni che è frenetica e veramente non c'è un momento per rispondere a un sms o a una telefonata. Pertanto diciamo rispondere per come mi piace rispondere, in modo articolato e in modo anche preciso ed esaustivo, diciamo nel bene e nel male ti toglie un'oretta, un'oretta e mezza di tempo perché poi hai bisogno per alcune cose di chiamare gli uffici eccetera. E quindi veramente sono stato impossibilitato nel breve a rispondere a una. Quando si sono accumulate più interrogazioni ho chiesto se a loro andasse bene di fare un consiglio per le risposte, quindi su questo c'è stata apertura, quindi diciamo una specie come dire, di giustificazione a ritardo, anche se non mi devo giustificare, però diciamo nel gioco delle parti ognuno è giusto che dica la sua. Per dire abbiamo rinviato a questo consiglio proprio il fatto di discutere ampiamente per come vogliamo e poi nel contraddittorio certe volte alcune domande
si possono modificare se capisci che la risposta ti dà un altro contenuto che tu non avevi e viceversa, quindi ritengo che sia più pratico. Ora per esempio io avrei dato una risposta parziale oppure tranciante in un'interrogazione, scritto la risposta scritta, così posso dare una risposta e avere la controdomanda. E il ragioniere mi fa un appunto perché ho chiesto a lui, diciamo dal punto di vista contabile, che è veramente bello. Non è prevista integrazione salariale, cioè diciamo che non si pone il problema per quanto ci riguarda, anzi non si poneva, visto che come segnalava l'avvocato Maesano siamo andati avanti, abbiamo concluso l'iter, e non è prevista integrazione salariale, per cui nel nostro caso attingere al bacino regionale per i lavoratori socialmente utili o i lavoratori di pubblica utilità, affinché questo comune, che ribadisco a oggi il piano organico ha un dipendente amministrativo che è il signor Lorenzo Nocera, un dipendente, una dipendente amministrativa che è la signora Vittoria Delitano, è un vigile che Delitano, scusate, è un vigile che è il Fabio Marrapoli, il signor Fabio Marrapoli. Non capisco come, diciamo, noi non dovessimo cercare altro personale o comunque altro aiuto. Abbiamo 5 LSU, un paio sono ben collocati negli uffici e quindi producono bene, altri vorrebbero produrre bene e ancora non abbiamo strutturato, diciamo, una strategia, ma non per mancanza di volontà o di tempo o perché ci vogliono anni per farlo, proprio perché i settori sono talmente tutti carenti, per cui quotidianamente c'è l'emergenza, l'impiegato che dovrebbe fare l'operaio esterno di utilizzarlo per la lettura del contatore piuttosto che per una notifica o per un'altra cosa, insomma, informale, eccetera. Quindi in questo senso per noi è stata una manna dal cielo. E oggi se la sala consigliare è pulita, a differenza dell'ultima volta, è anche perché abbiamo 5 unità in più. Poi possiamo sfruttarle anche meglio, e mi scuso per la parola sfruttare, perché non vogliamo sfruttare nessuno, possiamo utilizzarle anche meglio, ma questo avverrà da pochi giorni che ci sono, però no, è innegabile che con, diciamo, i dipendenti che avevamo prima era più difficile, diciamo, predisporre anche la pulizia, lavare i vetri, per esempio. E così via. Quindi abbiamo ritenuto, diciamo, essenziale attingere altro personale. E la disponibilità della cooperativa Nostra Valle, che ce l'aveva in carico a rilasciare il nulla osta, ha fatto il resto, perché hanno concluso un progetto per cui queste persone sarebbero rientrate al bacino regionale, pagate dalla regione, come dire, quasi a vuoto, ecco, per non dire a vuoto. E noi, con il nulla osta rilasciato alla cooperativa Nostra Valle, che appunto li aveva in carico, li abbiamo assorbiti. Nessuno di loro è un motivo di preoccupazione per nessun altro dipendente, che sia il piano organico che sia l'SU, ma in regime di collaborazione insieme possono produrre di più. Questo è il nostro spirito e ritengo che questo forse possa rispondere un po' a tutto quello che c'è nell'interrogazione. Se però ci sono alcuni altri punti da chiarire, preciso che noi abbiamo, per strutturare poi l'utilizzo dei dipendenti, fatto delle riunioni in cui abbiamo ascoltato anche le loro esigenze, dei dipendenti, come dire, storici e degli altri dipendenti. C'è anche da precisare che per un'eventuale stabilizzazione, qualora, così come è stato nel 2007, mi pare è stata fatta l'ultima in anteriore. Sì, no, nel 2007-2008, perché io ho una vicenda personale, mio padre è stato sindaco nel 2008 e ne hanno stabilizzato 13 giovani, quindi il 2009 non può essere, però diciamo in quegli anni lì è stata fatta l'ultima stabilizzazione. E in quel caso è previsto un requisito comunque, che è quello della permanenza di 3 anni nella pubblica amministrazione, per cui non per mettere in contrapposizione o comunque per creare, diciamo, dissidi tra i vecchi e i nuovi, perché non ci devono essere, né i vecchi, diciamo, nella posizione dell'SU e del PU hanno nessun titolo che possono vantare rispetto al cittadino singolo che volesse partecipare per esempio a un concorso pubblico
se riuscissimo a bandirlo, ci può essere un altro di Locudio, di Reggio o di Milano che partecipa al concorso pubblico, quindi in questo senso però è giusto chiarire che i nuovi acquisiti devono maturare prima 3 anni e poi, se la legge, diciamo, consente una stabilizzazione dal punto di vista ministeriale che concede i fondi per assorbirli, poi potranno partecipare. Io a quella data credo che non ci sarò più, spero almeno di esserci fisicamente, ma mai un sindaco, diciamo, di questi tempi dura così a lungo, quindi diciamo che è un problema che rimarrà ai posteri. Era una battuta per concludere, però se ci sono altri dettagli su questo tema, visto che c'è la presenza di una anche forte rappresentanza di lavoratori socialmente anche in sala, però poi sono 5, uno è forte, un divergente. Va bene, c'è la risposta del consigliere. Ma, per quanto riguarda questa interrogazione, io non è che ho sollevato la questione relativa al costo di questo personale, tra spesa del personale e spese correnti, ma deriva il fatto se effettivamente ci fosse stata all'epoca la necessità di avere altri 5 lavoratori socialmente utili all'interno del nostro bacino, anche perché bisogna avviare una politica di ottimizzazione del personale e della loro utilizzazione. Certo, non penso che l'amministrazione, con l'arrivo di altri 5 e il PRU, questo non lo voglio pensare, vada ad accantonare, a mettere da parte gli altri 5 e non utilizzarli come sono stati utilizzati. Questo non c'è nessun motivo. No, è in caso di un futuro concorso o di stabilizzazione, a quel punto bisogna valutare bene la cosa, e che il sottoscritto voglio anche rispondere a una questione sollevata dal sindaco. Io non è che prendo la posizione di nessuno dei lavoratori socialmente utili, né a favore né di contro di chi effettivamente è arrivato in questa comunità, ma solamente volevo capire il rispetto di alcune fattispecie normative, non certamente quello finanziario, che non ci sarà nessuna integrazione come ho sottolineato, ma anche in relazione al patto di stabilità, al torneo per la relazione tra spesa corrente e spesa del personale, anche sulla pianta organica, sull'ottimizzazione eccetera. Questo era lo scopo, non era certamente quello di indicare come effettivamente un aumento di spesa per il comune. Certo, è una scelta prettamente politica, discrezionale della maggioranza, dell'esecutivo, che può anche vista non in senso positivo alla maggioranza, ma questo rientra nei canoni della discrezionalità amministrativa, sperando che in futuro si possa aggiungere e all'ottimizzazione e alla stabilizzazione, anche perché abbiamo 5 lavoratori socialmente utili che si sono attivati da 15 anni nella nostra comunità e che vanno valorizzati. Grazie. Allora, chi vuole intervenire? Noi abbiamo pensato bene di prenderci a carico anche questo ulteriore 5 e più per dare appunto qualche servizio in più ai cittadini, per rispondere ai cittadini. Io non condivido quello che è l'ultima tre parole, Mario, perché tu hai avuto la possibilità, hai fatto parte di una legislatura in cui c'è stata la possibilità di stabilizzare per 20 volte, perché non quello, perché non l'ha fatto allora, perché lo stanno facendo adesso. Non ho proposto. Mi sembra aver capito che sei favorevole a queste 5. Non capisco perché all'epoca sono uscite due leggi, perché non l'avete fatto allora e lo stai proponendo adesso. Ma perché non ha fatto questa proposta? Allora, vi prego per favore di intervenire, fare il vostro intervento e poi chiedere la parola se qualcun altro lo vuole fare. La discussione a De Persona, per favore, lasciatela. Avevo chiesto la parola. Posso eventualmente estendere? Ritengo che questo aspetto, diciamo, anche come dire, di considerazioni, secondo me giuste, ma personali, si possono fare anche in altra sede, perché il taglio che abbiamo dato a questo consiglio è
produttivo, quindi mi limito a rispondere a una parte dell'intervento dell'avvocato Maesano che diciamo parla della razionalizzazione e dell'efficientamento, dell'ottimizzazione eccetera. Su questo mi sento di dover rispondere in senso no, vabbè, è una considerazione che ha fatto il vice sindaco, è un fatto storico, voglio dire, però ha il sapore diciamo della botta e risposta, ecco, non, quindi non, in questo senso diciamo, visto il taglio che siamo riusciti a dare è molto positivo, insomma è proficuo, mi attengo alla risposta per comunque mettere a riparo l'immagine della, l'immagine non tanto sul piano morale ma sulle scelte amministrative e sul piano della, della strategia, e dico che si può ritenere ottimizzazione dei dipendenti averne 50 arrobuti che lavorano anziché 50 al bacino regionale che non fanno niente, e quindi diciamo che nel tempo se si pensa a una strutturazione in pianta organica è evidente che non possiamo dire che abbiamo bisogno di 50 persone, ce ne sono 3, possono arrivare a 5, a 6, a 7, a 10 per i servizi essenziali, ma non ne metteremo 50. Ma se arriva una forza lavoro a costo zero, mi suggeriva il consigliere Donatella Maesano, diciamo specificava a costo zero, e l'alternativa è che questi signori, diciamo, nell'ottemperare quello che una legge diciamo, regionale gli consente, stanno al bacino regionale fermi o comunque a non produrre, io ritengo che ottimizzazione dei dipendenti pubblici in senso lato, quindi non comunale, sia anche utilizzarli qui. E quindi ho risposto poi col fatto che appunto questa sala è pulita e, sì, e anche altre cose che potremo fare. Posso dire? Prego. Allora, non so, il vice sindaco quando mi esprimo forse non riesce, effettivamente un attimino, io non ho sollevato la questione della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, e tantomeno posso rispondere al fatto che all'epoca io tempo ne potevano essere stabilizzati i lavoratori socialmente utili. All'epoca si è aperta una discussione quando io ero vice sindaco, ma non c'erano i presupposti economici e finanziari per poter effettivamente avviare la stabilizzazione. All'epoca non abbiamo avuto i pareri che acconsentivano la stabilizzazione, e per evitare un default del comune di Novudi si è deciso che nel consiglio comunale con la maggioranza che in quell'epoca amministrava la nostra comunità di non avviare la stabilizzazione. Ma non è che effettivamente la stabilizzazione deve essere fatta sforando i parametri previsti dalle disposizioni normative vigenti. All'epoca, facendo una riunione, è emersa l'impossibilità di stabilizzare tutte e 5, forse sicuramente poteva essere stabilizzata per una sola persona, non si è giunti ad un accordo e alla fine tutto viene saltato, anche perché quando io faccio l'interrogazione non chiedo la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di pubblica utilità, perché certamente devo tenere in considerazione i parametri che ci sono attuali dal punto di vista finanziario e anche delle norme che vigono. Cioè la mia interrogazione non era su questo, era effettivamente come saranno impiegati in questa comunità in prospettiva anche di una futura, eventuale, ipotetica stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Bene. Siamo abbiamo altra interrogazione? No. Va bene, allora andiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione della signora di convenzione per il servizio di tesoreria. Ora si va sulla votazione, se si vuole intervenire qualcuno, ok, altrimenti andiamo alla votazione direttamente. La votazione è immediatamente esecutiva. Sono d'accordo? Sì. Allora.
Questo è il regolamento, quindi al terzo punto il regolamento per l'applicazione del provvedimento operoso, sì, e qui c'era da forse da chiarire qualcosa da. Allora, vabbè, poi trattiamo uno per uno, ma se no siccome si tratta di rinvii potrebbe fare uno per uno. Sì, allora sul provvedimento operoso abbiamo detto prima in una riunione preliminare al Consiglio, abbiamo concordato un rinvio per integrare alcuni punti di, diciamo, di studio, di convergenza che si possono trovare con la minoranza, perché appunto riteniamo che i regolamenti, in quanto diciamo possibile, debbano essere approvati, diciamo, dall'unanimità, perché sono le regole del gioco. E voglio informare, vabbè, ma questo non la stampa, ma lo ribadisco ai consiglieri che non c'erano quando abbiamo concordato la data, che il giovedì 23, alle ore 15, nella sede comunale con il segretario comunale e il ragioniere, diciamo, faremo una riunione che poi predisporrà diciamo, l'approvazione del consiglio comunale successivo. Bene, si calda. Sì, questo quindi lo rinviamo al prossimo consiglio, ok. Quindi il quarto punto. E dall'unanimità rinviamo, vero? Sì, sì, rinviamo l'unanimità, ok. Il quarto punto dell'ordine del giorno è pure un regolamento del consiglio comunale, che qui pure mi sembra ci siano le motivazioni per un rinvio, per ridiscutere un po' le certi punti e poi ritrovarci. Votare. Quindi anche questo è rimandato, votiamo, sì, devi rimandare, siamo d'accordo. Sì. Va bene, la seduta è finita, io ringrazio nuovamente tutti, ringrazio la stampa, grazie per averci.